Grazie. Buongiorno a tutti. Prendo molto volentieri la parola perché questo mi dà l'opportunità di rivolgere un caloroso saluto alle autorità e agli amici mutualisti qui presenti e di ringraziare i presidenti e i consigli direttivi della Società di Soccorso di Sorrento e del Circolo Culturale Torquato Tasso per il cortese invito che mi hanno rivolto di partecipare a questo incontro. Confesso che non conosco approfonditamente la realtà dell'associazionismo culturale della penisola sorrentina, per cui ascolterò con molta attenzione gli interventi degli altri illustri relatori. Conosco però abbastanza bene la realtà mutualistica italiana ed è proprio su questo argomento che cercherò di portare il mio contributo al dibattito. Lo faccio partendo da una data molto significativa e importante, 24 maggio 1915. Questa è la data che ha segnato l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, che è stato la causa di milioni e milioni di morti, dello sconvolgimento di tante vite e che ha mutato in maniera profonda la nostra storia. A 100 anni di distanza da quel tragico evento, io credo che i tempi siano maturi per fare dello stesso una rievocazione storica. Non certo per alimentare l'odio, ma per gettare le basi di un riavvicinamento tra i popoli e creare le condizioni per lo sviluppo della cultura della solidarietà. Giacché proprio il valore della solidarietà è stato e rimane un motivo ispiratore del movimento populistico italiano, non c'è occasione migliore di quella di oggi per fare una riflessione sul significato profondo del mutuo soccorso. Per introdurre con semplicità il tema su questo particolare fenomeno, ci dà una mano il professor Mordasini, studioso svizzero, che nell'accingersi a fare una ricerca storica della realtà mutualistica del Canton Ticino, si è posto questa domanda. Cos'è il mutuo soccorso? La risposta che il professor Mordasini si è data delinea infatti con grande chiarezza il contesto all'interno del quale si muove una società di mutuo soccorso, che nei suoi aspetti più generali egli riassume unione dei deboli, solidarietà, un quadro societario in cui i suoi membri si aiutano vicendevolmente, volontarietà e assenza di fini di lucro.